Allora, partiamo proprio da questa presentazione, quindi dal titolo della ricerca, tendenze e prospettive rispetto al mercato tedesco del vino italiano di qualità. Sì, la ricerca ha voluto mettere un po' in chiaro le tendenze che si stanno verificando in questo mercato negli ultimi anni, che è un mercato importante per noi perché è il primo dal punto di vista dei volumi di vino acquistati, ma che da 3 anni a questa parte segnala invece una riduzione degli acquisti anche nell'imbottigliato, che appunto è la categoria che raggruppa i vini di più alta fascia. E siamo stati, diciamo così, coinvolti in una ricerca che mirava a vedere un po' l'andamento nella ristorazione, che è il canale più importante per i vini premium. E si vede fondamentalmente come in realtà non c'è una riduzione del consumo da parte dei tedeschi nel mercato della ristorazione, quanto piuttosto una riscoperta, una preferenza verso i vini locali. Quindi i vini tedeschi, che un tempo erano, diciamo, meno presenti e meno consumati, oggi invece stanno vivendo un momento importante, anche a scapito purtroppo di quelli italiani. E questo forse è l'aspetto che va più sottolineato, cioè legato al fatto che occorre migliorare e rafforzare la promozione su questo canale, perché i nuovi consumatori tedeschi, che ricordiamolo, sono i giovani che si avvicinano per la prima volta a questo settore, hanno una conoscenza del vino che non è quella dei propri genitori, quindi non orientata ai vini italiani ma soprattutto ai vini tedeschi. Quali strumenti si sono utilizzati proprio nello specifico per effettuare questa ricerca? Quanto è durata soprattutto, cioè il tester, quanto insomma ha significato per questo tipo di ricerca? Allora, la metodologia utilizzata è stata quella della survey, fatta su due aspetti differenti, su due target differenti. Da un lato i ristoratori, e quindi abbiamo intervistato 200 ristoratori suddivisi non solo a livello di area, zona geografica, ma anche per tipologia diciamo di menù e carta dei vini. Quindi se non ricordo male circa il 60% sono ristoranti di fascia medio-alta, quindi che possono vantare un numero di etichette in carta superiore ai 300 e un prezzo medio bottiglia superiore ai 40 euro. E invece dall'altro lato abbiamo anche analizzato un panel stratificato di 1000 consumatori che per circa il 30% consumano, cioè fatto 100 il consumo di vino, il 30% viene fatto fuori dalle mura domestiche. Ed è un dato interessante e importante, perché tenete presente che la gran parte dei consumatori tedeschi consuma vino tra le mura domestiche, acquistando soprattutto nel canale GDO. Quindi anche andare a trovare i consumatori che in larga parte consumano vino fuori dalle mura domestiche non è stato semplice, ma è stato, diciamo così, importante proprio per capire e dare risposta a queste tendenze che vedevamo nei flussi di importazione. Ultima cosa, proprio ultimissima, mi ha già detto giovani soprattutto, ma anche, ecco, per la fascia insomma media d'età che più o meno avete trovato nel vostro test. Sì, diciamo che il campione è stato stratificato sulla base di quella che è la rappresentatività della popolazione, quindi non abbiamo focalizzato maggiormente sui giovani, ma abbiamo tenuto un campione rappresentativo sia dei millennial che dei baby boomer, giusto per dare un'indicazione.